Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in edizione speciale del Killer TG e vi diamo subito la linea al nostro Killer Bima, che vi parlerà di un argomento molto importante. Prego Killer. Ciao a tutti, io sono Killer Bima, grazie mille a Killer Representative per avermi dato la linea e oggi parliamo di un argomento molto importante: pedali flat contro pedali a sgancio. Allora, mi sono fatto qui una piccola tabella dei pro e dei contro dei pedali. Partiamo col dire che i pedali flat sono composti da dei pin di ferro che non ci permettono di scivolare utilizzando una scarpa apposta con un'ottima suola in gomma. Quindi i pro di un pedale flat è il fatto che sono facili da sganciare, da togliere i piedi in caso di caduta. Poi va usata con una scarpa apposta, come ho già detto. Con un pedale flat si ha una maggiore sensibilità degli arti inferiori, come le caviglie e il piede, perché non avendo i ganci per eseguire alcuni trick, come ad esempio il bunny hop, è necessario un movimento di caviglia. Nelle giornate di fango non si incastra il fango nella tacchetta e neanche sotto la scarpa, quindi c'è meno rischio di scivolare. Grazie a questo c'è anche meno manutenzione rispetto a un pedale col gancio. I contro di un pedale flat può essere il fatto dell'efficienza della pedalata, perché non essendo agganciati si ha solo il movimento di spinta e non si può avere il movimento di tirata. Mal posizionamento, ad esempio si può mettere il piede storto e quindi si porta a un'inefficienza nella pedalata. C'è meno stabilità in discesa, quindi con il maggior rischio di perdere il piede. Ed è pericoloso a causa di questi pin di ferro che in caso di scivolata del piede ci possiamo fare molto male agli stinchi. E ora passiamo a un pedale coi ganci. I pro dei pedali coi ganci può essere il fatto della stabilità, perché essendo agganciato si ha molta più stabilità in discesa. E come secondo pro c'è una pedalata migliore, perché essendo agganciato si può avere sia movimento di tirata, di spinta e sia movimento di tirata. I contro di un pedale coi ganci è il fatto che è pericoloso se non si sgancia quando ne abbiamo bisogno. Ha bisogno di più manutenzione, perché il gancio deve sempre essere pulito e lubrificato. Questi sono i contro di un pedale coi ganci. E vi do ancora due consigli. Il primo riguarda ai pedali flat. In pratica, tra la parte più alta del pin e la parte centrale, il perno del pedale, deve esserci almeno una distanza in altezza di un centimetro, mezzo centimetro, in modo che la scarpa, una volta messa sopra, si deformi bene e quindi resti bene attaccata al pedale. E come secondo consiglio è per i pedali con gli attacchi, quindi la tacchetta della scarpa. Se noi posizioniamo la tacchetta della scarpa più verso l'avanti, più verso la punta, avremo una maggiore spinta di polpaccio in fase di pedalata. Se invece noi la spostiamo più indietro, avremo una maggiore stabilità in bici ma meno spinta in pedalata. Detto questo, ringrazio il Killer TG e ora linea in studio. Bene, grazie mille Killer, sei stato molto utile, spero che sia stato utile anche per voi. Iscrivetevi, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Killer TG è tutto, bye bye.